È un incontro molto importante per i temi che affronta e anche per la situazione, diciamo, di questo momento, che stiamo parlando tanto di ripartenza, di qual è il nostro modello dell'Italia post-pandemica, di qual è il contributo che può dare il Mezzogiorno a questa ripartenza. E farlo a Napoli, discutere di questi temi è estremamente importante. Io voglio fare in questa mia brevissima introduzione alcune considerazioni che derivano anche dalla mia esperienza, dall'esperienza pregressa, da questa esperienza che sto vivendo da sindaco di Napoli da pochi giorni. Oggi noi, credo, abbiamo davanti una grande sfida: dimostrare che il Paese può crescere solamente se tutte le parti del Paese crescono. Cioè, se noi saremo in grado di mettere in condizione il Mezzogiorno d'Italia di poter dare il contributo che può dare, considerando le sue potenzialità, alla crescita del Paese. Ecco, e per far questo che cosa dobbiamo fare? Qual è la prospettiva che noi dobbiamo mettere in campo? È indubbio che noi, per poter far questo, dobbiamo agire su due leve. Da un lato, la capacità di sfruttare quelle che sono le potenzialità che il Mezzogiorno ha, il suo capitale umano di eccellenza, la qualità dei suoi giovani, quindi i suoi asset, che sono sicuramente il turismo, le sue bellezze naturali, ma anche la sua manifattura che ha sempre dato un contributo rilevante a quella che è il sistema industriale del Paese. Dall'altro dobbiamo mettere in condizioni realizzare le condizioni perché il sistema di contesto sia un sistema di contesto in grado di garantire competitività. Questo significa infrastrutture materiali, quindi sistemi di trasporto, logistica, servizi, significa anche infrastrutture immateriali, che questo significa buona amministrazione. Ecco, proprio la mia esperienza di questi giorni mi dice che se noi non mettiamo in condizione le amministrazioni locali di essere esempio di buona amministrazione, capacità di progettazione, capacità di realizzazione degli interventi, capacità di dare risposte ai servizi, semplificazione amministrativa e burocratica, difficilmente riusciremo a trasformare le nostre intenzioni in fatti. E quando prima si diceva la crisi che noi stiamo vivendo in questo momento è una crisi meno rilevante rispetto alla crisi del 2008, io devo dire, anche partendo dalla mia esperienza, che la risposta alla crisi del 2008 è stata austerity, tagli orizzontali, destrutturazione del sistema della governance pubblica. E purtroppo noi stiamo pagando il prezzo di queste scelte che sono state fatte. Oggi io credo che noi dobbiamo dare una risposta completamente diversa, e su questo si è già cominciato. Investimenti, e credo che il PNRR dimostri una scelta da parte della Commissione Europea di voler partire sulla leva degli investimenti, significa ristrutturazione del nostro sistema amministrativo, ripartendo dalle competenze, dall'efficienza e da una valutazione dei risultati che sia basata sugli obiettivi e non su un controllo preventivo che spesso blocca le iniziative da parte degli enti, e significa soprattutto dare fiducia al sistema imprenditoriale, quindi ripartire da un forte partenariato pubblico-privato, che è l'unico modo per fare in modo che le energie che ci sono possano essere messe in campo. Questa è una sfida molto importante, una sfida difficile, significa cambiare anche una mentalità che è stata messa in campo, ma io credo che sia l'unica soluzione possibile. Quindi, se noi vogliamo veramente fare in modo che il rapporto nord-sud non sia un rapporto di contrapposizione, ma sia un rapporto di cooperazione, come ho sempre creduto, se noi vogliamo veramente fare in modo che l'Italia possa crescere in maniera stabile, e questo può avvenire solamente se il sud cresce, noi dobbiamo mettere il sud in condizioni di poter esprimere il meglio che ha, senza pregiudizi, con vincoli seri,
ma che non siano ostativi a una possibilità di sviluppo. E che io credo che questi sono i punti fondamentali rispetto ai quali noi ci dobbiamo muovere. Io lo dico anche da neosindaco di Napoli. Napoli rappresenta un po', dal punto di vista anche simbolico, quella che può essere il cambio di passo del nostro mezzogiorno. Noi dobbiamo avere credibilità, affidabilità, essere in grado di dare risposte concrete a quelli che sono i bisogni dei cittadini, ma per far questo abbiamo bisogno di agibilità, fiducia, abbiamo bisogno di essere messi in condizione di poter mettere in campo le potenzialità che ci sono. E quindi io, con questa considerazione generale, porto i saluti della città a questo convegno molto importante. Ringrazio Confindustria, ringrazio Vita Grassi e il presidente Bonomi di aver scelto Napoli per questo convegno, perché significa riportare a Napoli un dibattito sulla politica nazionale di cui la nostra città ha molto bisogno, di cui tutto il Mezzogiorno ha bisogno. Grazie e buon lavoro a tutti.